Prima puntata del nuovo anno del Salotto Monogatari e come sempre facciamo la top e flop. Sono tutti contentissimi, tranne me che sono qui contro la mia volontà come il 90% delle puntate del Salotto. E abbiamo ben 19 ospiti, cioè oddio, in realtà non sono 19, siamo 19 in tutto, quindi compresi i salottieri. Alcuni saranno in differita, quindi faremo quella cosa imbarazzante di zittirci e poi Ale in post-produzione metterà la registrazione del top. Ricordo le regole, bisogna stare nei 5 minuti perché sennò è un casino e noi faremo il timing. E potete leggere prima la top, poi la flop, come vi pare a voi. Potete fare menzioni speciali, potete parlare di serie TV, di libri, di cinema, quel cavolo che vi pare. L'importante è rimanere nel tempo. E faremo l'estrazione casuale come sempre, però prima, come al solito, c'è qualcuno che deve andare via prima e quindi insomma, sentiamo le sue top prima. E uno è il caro Matteo Arcamone, che ormai è un salottiero mega onorario. Quindi ti conferisco la parola. Ale, calcola il Ok. tempo, 5 minuti, e di tu a Matteo di partire quando vuoi. Vai pure, Matte. Ciao a tutti, amici. Allora, facciamo molto veloce. Nella mia top, intanto, non ci saranno un sacco di film molto belli, tipo quello di Massi, tipo quello di Jude, tipo quello di Scorsese. Io vi dirò i 10 titoli a cui penso di più dei film che ho visto durante l'anno, semplicemente. Partiamo in modo assolutamente anticlimatico dal primo posto. Agrodrift. Non so ancora cosa ho visto ed è il motivo per cui è il mio primo posto, cioè nel senso è un film di cui ancora mi chiedo cos'è e perché, e questo lo rende bellissimo. Al mio secondo posto abbiamo Notre Corps di Claire Simon, perché nonostante abbia meriti cinematografici per come è costruito, in realtà è un film che mi strazia perché dimostra che molto probabilmente siamo solo un corpo e scompariremo. Al mio terzo posto c'è Rote Himmel di Petzold. Perché scoprendolo in particolare quest'anno, vedendo tutti i suoi film, mi rendo conto che ha sviluppato un cinema incredibile, nel senso quando ti inquadra una macchina, non ti inquadra solo una macchina, ma un intero sistema economico, quando ti inquadra un personaggio, non c'è solo un personaggio, ma un intero stato. E diciamo, mettendoli tutti in una casa estiva, in questo film ti fa vedere l'intera Europa. Al quarto posto c'è The Killer di Fincher, perché è un bellissimo film su un lavoratore, su un uomo convinto che con la statistica si può misurare il mondo, mentre invece continua ad essere sodomizzato dalla realtà. Al mio quinto posto c'è May December di Todd Haynes, perché trovo che sia la regia più divertita dell'anno. Sono tutti finti split screen. Infatti, molti hanno scomodato Persona di Bergman, secondo me assomiglia a Sisters di De Palma. Al mio sesto posto c'è un film italiano, Rapito, di Marco Bellocchio, che ha tanti meriti. Quello che mi affascina di più è che sembra un film che ti mostra cosa sarebbe successo se Aldo Moro, dopo essere stato rapito, fosse stato indottrinato dall'ideologia delle Brigate Rosse. Ecco, io ci vedo questo in Rapito, lo trovo estremamente affascinante. Al mio settimo posto metto La Bête di Bonelò, perché, come in tutti i film di Bonelò, ritorna l'eterno ritorno, che di solito è solo due volte, mentre Bonelò questa volta te lo fa ben tre volte. Ed è un film estremamente originale, nonostante sia fatto da immagini prese da altri film. Cioè lui ruba palesemente, prendendo qualcosa, quindi creando qualcosa di non originale, diventa originalissimo. Al mio ottavo posto abbiamo Knock at the Cabin di Shyamalan, perché è un regista dove ogni personaggio ha un senso nel mondo e quindi esiste Dio, ovvero lui, Shyamalan, che fa il film. Al mio nono e decimo posto ci sono due addii al cinema, c'è Bonjour à la langue di Paul Vecchialì e The Caine Mutiny Court Martial, di cui abbiamo tra l'altro registrato una puntata qui tutti insieme che mi è piaciuta molto, che sono due registi appunto che sono morti, ma che hanno raggiunto un minimalismo direi radicale e se ne sono andati in bellezza. Vi aggiungo tre film della flop, ma giusto per aggiungerli, cioè non è una cosa a cui tengo particolarmente, ma penso di avere ancora molto tempo e quindi li dirò. Sono L'esorcista e il credente di David Gordon Green, che nell'anno della morte di Friedkin è tipo una bestemmia in chiesa, cioè una roba irricevibile. C'è Barbie, perché trovo che voglia in qualche modo parlarmi di reale, cioè alla fine
ci dovrebbe essere qualcosa che dovrebbe essere una persona vera, mentre, ecco, essendo il film quello che è, forse non mi sarei azzardato a tanto. E poi metterei un... C'è un piccolo discorso da fare. Ci sono dei film italiani che ho particolarmente odiato e che rappresentano l'Italia che odio. Potrei citare Quando di Veltroni, potrei citare il film della Cavani, L'Ordine del Tempo, ma citerò il film di un regista che amo da morire e che per me è terribile, ovvero Il Sol dell'Avvenire di Nanni Moretti. Con questo chiudo la mia top, vi voglio tanto bene e vi auguro buon anno, cari amici miei. Sei il migliore, Matt. Bello, bello, tranne l'inserimento del Sol dell'Avvenire, è tutto molto bello. Eccolo. No, ma bello, se volete, bellissimo. Lo spiego anche in breve, è il film di un regista che si vuole suicidare, ma non lo fa perché c'ha i soldi per fare i film, e questo io lo trovo inaccettabile. Con questo, di nuovo, buon anno. Ciao. Quindi, viva il suicidio, e adesso invece leggerà la sua top Simone Malastima, così poi ce lo togliamo dalle palle. Esatto, così me ne vado. Al primo posto della top, al primo posto della top di Simone, il Covid, a quanto pare. Però esatto. 3 anni di fila, sempre sotto feste. Comunque, anch'io, brevissima premessa, molto simile a quella di Matteo, ovvero che ho perso molta roba non è mai uscita dai festival, quindi vedrà la luce e la vedremo noi nel 2024, quindi attendiamo. La top non include... Fermo, ti deve dare il via Ale, però. Ah, io ero già partito, però, vai. Appunto, io e Ale siamo sincronizzati mentalmente, non lo sai. Nella top ho incluso film, grazie, che rivedrei volentierissimo, molto spesso, quindi non c'è per forza un criterio molto razionale, e quindi se andate su Letterboxd a spulciare i voti non è detto che rispecchino la top. Il primo posto è ovviamente Wise Man, migliore esperienza in sala del 2023, 4 ore che in realtà sono durate 1 e mezzo, neanche. Dopodiché Agro Drift, anche questa una delle migliori esperienze in sala, soprattutto averla vista con tutto quel pubblico e con Corinne stesso in sala. Dopodiché la bet di Bonello, che Dario ancora non l'ha capita, ma prima o poi la capirà. E poi per deformazione professionale Memory di Franco, che ovviamente mi ha fatto piangere, quindi merita la top. E l'ultimo della top, quindi top 5, sarebbe Kane Mutiny Corto Marshall di Friedkin, perché... veramente è un film che tiene incollato sulla sedia dal primo minuto fino all'ultimo, e quindi merita un posto in top. Partirei con la flop e partirei con un film di sinistra, ma che in realtà fa il giro e arriva a destra, ovvero L'Ordine del Tempo. Dopodiché il film che non ho capito del 2023, che è Holly di Fientrock. Poi il film per cui mi sono addormentato in sala, ovvero Boys Afraid di Aster, però devo dire che anche addormentandomi poi si capiva tutto, quindi non mi sono perso nulla. In The Land of Sentence Sinners, che è una sorta di straight to video con Liam Neeson, che non so se ha capito bene di essere ancora sui set. E poi l'ultimo, come diceva Arcamone, una bestemmia in chiesa, che è L'Esorcista e il Credente di David Gordon Green, che è veramente orribile. E poi 3 menzioni speciali, che sono film che consiglio a tutti e di cui voglio subito comprare un Blu-ray appena esce, che sono Amaguchi, quindi Il Male Non Esiste, Godzilla Minus One e Die Theorie von Allem di Tim Kroger. Ottimo. Perfetto. Allora, se volete proseguiamo, io... No, però un attimo, scusatemi. Dimmi. Simone va celebrato così. Eccolo. Eccoci. Soprattutto perché ha nominato Godzilla, quindi tutto appunto, giusto. Appunto. Bene, oggi siamo in piena zanzara e io ho pescato adesso dalla mia tazza, perché sto pescando dalla tazza del tè, attenzione. Volevo usare un'app, però vabbè, lasciamo perdere. E ho pescato incredibilmente come primo nome per la prima volta Marco Grifò. Quindi sentiremo... No vabbè, di già, non ero pronto. Ero ancora in sala trucco. Allora, ok, è arrivato intanto Paolo. Va bene, quando Ale mi dice parto, io vai. Userò tutti i 5 minuti fino all'ultimo secondo, perché ho 7000 titoli. Oh, allora, vai. Ragazzi, però basta con le musiche, perché sennò abbiamo finito, cioè non ce la possiamo fare. Allora, vai Ale, riparti un attimo, perché adesso, qui mi hanno censurato. Vai. Allora, va bene, parto con la flop, io sono climatico e quindi parto dal film meno brutto fino all'accesso... che speriamo dimentichiamo tutti. E allora, Nuovo Olimpo di Ferzan Ospetek
tipo la Roma più finta della storia del cinema, è anche l'incipit più inutile della storia del cinema, io ancora non ci credo. Mammalia di Sebastian Mihailescu, perché i rumeni anche sbagliano. The Wild di Kim Bong-han, che per fortuna non conosce nessuno, perché i coreani continuano a fare cinema di genere di cui non dovrebbe fregare a nessuno, forse questo è il loro punto più basso. Esorcista il credente l'abbiamo nominato tutti, Ellen Burstyn che non era presente all'esorcismo perché la chiesa è maschilista, non possiamo scordarcelo. Seneca on the Creation of Earthquakes di Robert Schwentke, anche questo non ne parla nessuno per fortuna. Geraldine Chaplin che urla vestita da non lo so, da statua di Fidia, mentre John Malkovich fa il cretino, non sarà un caso che hanno smesso di parlarne dopo Berlino. Quando di Walter Veltroni, perché credo dovrebbe esistere un girone per i registi che riescono a rendere Fabrizio Ciavoni più ignorante di quello che è. Manodrome di John Trengov, perché il complotto Red Pill anche un po' troppo, credo. The Sin di Ang Dong Seok, perché è un film trash che però è elegante, e per me questa cosa è un po' criminale, non so come dire, sì trash fino alla fine, invece no, comunque un altro coreano, tanto per cambiare. L'ordine del tempo di Liliana Cavani, per la cameriera che vuole passare l'apocalisse in famiglia e invece deve preparare il caffè a Claudia Gerini. E infine Misericordia di Emma Dante, perché avrai, come dice Claudio Baglioni, il tuo tempo per, speriamo, non fare più film per sempre. Menzioni speciali di, quindi film belli, e ne devo dire un sacco, perché quest'anno mi è piaciuto tutto tanto, non tutto ma tanto. E L'auge dell'umano 3 di Edoardo Williams, gran sforzo ecumenico, film magnifico che mi ha anche commosso nonostante non sia per nulla un film di per sé commovente, ma vabbè. Perrar los ojos di Victor Erice, perché c'è la battuta su Dreyer e quindi basta questo. Los delinquentes di Rodrigo Moreno, l'inquadratura sul fumetto che si chiama Namor, è la più bella di quest'anno, secondo me, proprio così, da vedere. Mad Fate di Soi Chang, mai visto un temporale così bello al cinema, così a caso. Killers of the Flower Moon, fare epica larghissima su dei cattivi così infimi e del male così basso, bellissimo. Do Not Expect Too Much from the End of the World di Radu Jude, questa volta è il rumeno bravo, però è un film anche più sull'Europa che non solo sulla Romania, secondo me. Ferrari di Michael Mann, i più bei primi piani dell'anno. E film Chine Existerà Jamais, Drôle de Guerre di Godard, perché 20 minuti, che paura, mi sono cagato sotto malissimo. Andiamo finalmente alla top 10 vera, e sto finendo. Decimo, Dance Beach Dance, non ho ancora capito che ho visto neanche io, Agro Drift di Corinne. Nono posto, Notre Corp. Claire Simon non è Frederick Wiseman, smettetela di scriverlo da tutte le parti, l'hanno scritto troppo. Ottavo posto, e lei è una regista, quindi guardate i suoi vecchi film. Ottavo posto, Menu Plaisir, Le Trois Gros, questo è Frederick Wiseman ed è sempre stupendo. Settimo anno, La Palisiada, perché qualcuno in Ucraina ha ascoltato i miei sogni più bagnati sull'horror fan footage e ha fatto questo film. Sesto titolo, Evil Does Not Exist, perché la natura sa essere più violenta dell'uomo e non ci pensiamo più, di solito è solo una povera vittima. Bonjour la Langue di Paul Vecchialì, campo contro campo e basta, e va bene così, cioè abbiamo fatto tutto. Malviver viver mal di Joe Caniglio, perché il fantasma di Oliveira ancora vive e dovremmo continuare a tenerlo in vita. Terzo posto, The Zone of Interest di Glazer, che paura, anche più di Godard, che paura. Secondo posto, Il ragazzo di Leirone, perché non ho mai pianto per più di 2 ore nella mia vita di seguito, c'è riuscito solo lui. E primo posto, come controcampo al più grande film sull'oscurità di qualche anno fa, che era The Works and Days, In Belle di Simone Massi, che forse è il più grande film sul bianco della storia del cinema, che non vuol dire niente, ma suona bene. Bene, benissimo, benissimo. L'applauso, ovviamente, ottimo. E allora, tra l'altro, io prima ho pescato Cosimo, ma Cosimo non c'è, quindi si fotta, butterò via. Che sorpresa, io quasi quasi non, lo tolgo pure da ospite, così non può entrare, basta. Bravo, perfetto, con questa cattiveria, incredibile cattiveria in diretta, io continuo a pescare, andiamo avanti, e ho pescato Alberto Libera, quindi adesso Ale farà partire l'audio, ovviamente non con noi presenti. Allora, ringrazio gli amici del salotto per l'invito. Inizierò citando 3 titoli sui quali nutrivo discrete aspettative, che in realtà mi hanno un po'
lasciato perplesso e interdetto. In questo caso si tratta di Strange Way of Life di Almodovar, di The Palace di Roman Polanski e il Napoleon di Ridley Scott, che ha sì momenti piuttosto interessanti al suo interno, ma nel complesso mi ha un po' deluso, ecco. Veniamo invece alle cose belle, ovvero i film del 2023 che ho amato di più. Devo dire che è stato un anno ricco di film bellissimi, quindi probabilmente riuscirò a citarli tutti, anzi sicuramente non ci riuscirò, però vabbè, ci provo. Parto con il cinema americano. Quest'anno finalmente un buon anno per il cinema americano, con film come Killers of the Flower Moon di Scorsese, come Oppenheimer di Nolan, anche Coup de Chance di Woody Allen, un film comunque tra i migliori dei suoi ultimi anni. Poi ci sono anche, insomma, frammenti di cinema sparsi ai quali mi viene in mente, per esempio, certi frammenti del film di Fincher di The Killer, penso soprattutto all'inizio, molti momenti di Magic Mike, The Last Dance di Steven Soderbergh. Per quanto riguarda il cinema italiano, beh, partirò citando i film di due maestri che in qualche misura riflettono e rinnovano molti dei temi importanti delle loro filmografie. Quindi Il Sol dell'Avvenire di Moretti, una specie di film summa, o piuttosto che invece L'Epicedio cantato da Bellocchio con Rapito. Non posso non citare il meraviglioso film di animazione In Velle di Simone Massina e anche una sorpresa come L'ultima notte di amore, il noir di Stefano. Vorrei però riservare una menzione particolare a questa nuova e vecchia scuola documentaristica che produce sempre opere straordinariamente fertili, straordinariamente interessanti, delle quali la migliore mi sembra lo stupefacente Stranger Quest di Gatopoulos. Potrei citare per esempio anche Frente Guernica, ovviamente, di Gianni Ricci-Lucchi, ma anche Giganti Rosse, ecco, di Giacconi. Cito solo questi tre, ma potrei citarne molti altri. Per il cinema europeo è stato un anno molto, molto bello in generale, insomma penso a film come Il cielo brucia di Petzold, un capolavoro come Do Not Expect Too Much From the End of the World di Rado Giude, un altro capolavoro come Una spiegazione per tutto di Gabor Rice, che forse anche con Scorsese è il miglior film dell'anno, ma così a campione mi viene in mente La Bette di Bonello, mi viene in mente Il libro delle soluzioni di Gondry, anche lo stesso L'Antimos con Povere Creature, Le Fidolfa di Couture Benagnà, Anatomia di una caduta di Justin Trier, insomma, e ne dimentico sicuramente molti. Poi c'è una menzione ovviamente va riservata a 20° Mariupol di Zernov. A Oriente citerò Così su dei piedi, Il male non esiste di Yamaguchi, che magari non è il suo film migliore, ma comunque un bellissimo film, e il bellissimo noir Only the River Flows di Wei Shujun. Così sulle piedi vengono in mente questi. E una menzione finale forse vorrei riservarla al cinema che attualmente è il più bello del mondo, il cinema argentino, con due titoli in particolare che sono Los Delincuentes di Rodrigo Moreno e lo straordinario documentario El Juicio di Ulises de la Orden. Grazie ancora per l'invito. Bene, benissimo, è stato bellissimo questa top, è sempre bello fare questa gag ogni volta che è. E ho pescato, attenzione, Stisci. Ah, molto bene, che è la sua prima volta nella top flop. Eccoci, quindi arriva il merda gusto, seriamente. Esatto. No, e allora, prima io c'è, innanzitutto... Vai pure. Vado subito, dico solo i tre film più brutti dell'anno, iniziamo subito, così me li tolgo subito, perché a me non piace parlare di film brutti. Allora, più brutto dell'anno, adesso Fabrizio mi picchia, la domanda è: Zack Snyder ha fatto un film quest'anno? Sì, e allora Rebel Moon è il film più brutto dell'anno, okay. E almeno mi ha risolto anche il 2024, perché la parte 2 esce nel 2024. Poi metto, visto col buon Colli l'altro giorno, Da Grandi, di Fausto Brizzi, che è un film allucinante che non si può vedere. E poi, perché un altro blockbuster americano, io metto anche il buon Ant-Man Quantumania, perché così, perché a me questi film americani, questo cinema, cioè il film di supereroi che sta implodendo su se stesso un po' mi piace, anche se a me il genere piace. E cosa dice il buon Manico? Ok, niente. Poi parto con io i film, la top 10 io la dico in ordine alfabetico di Letterboxd, quindi sono con i nomi inglesi, però non sono in ordine alfabetico, perché a me non piace mettere in ranking i film. Dico Rotter Himmel di Petzold, perché va bene, ha già parlato Arci, grande film, ricordo un po', dicevano, Romer, grande cinema europeo, grande protagonisti, tutti i due protagonisti principali, grande atmosfera, bellissimo.
Poi metto la Betto di Bonello. Metto la Betto di Bonello perché appunto se ne è parlato. Grande film anche qua, grande Lea Seydoux, un'idea, cioè nel senso l'idea di fondo si è già vista. Ehrlich diceva pure, sembrava pure Cloud Atlas, ricordava pure, non so se ha ragione Ehrlich, però un pochino con questa cosa che si aspetta che sto leggendo i commenti, allora con questa cosa che delle vite distraete, che si prendono, no? Però grande film. Mi stanno distraendo. Poi metto Il Sol dell'Avvenire di Moretti, perché sì, ha tre finali, però sembra che finisca tre volte, però ogni finale è più bello dell'altro. Piantino nel finale, bello. Non so se è l'ultimo film, potrebbe essere l'ultimo film. Speriamo sia l'ultimo film, perché battere questo finale non so se si può fare. Poi Don't Expect Too Much from the End of the World, Radu Giude, dal punto di vista puramente personale, la storia di questa assistente di produzione che non viene pagata, che fa tutti i viaggi in giro, mi ci sono rivisto molto, fa ridere, c'ha il miglior cameo del 2023 di questo personaggio, che è uno spoiler per chi non l'ha visto, però viene citato questo personaggio nel mondo del cinema, poi quando appare effettivamente è il miglior cameo del 2023. Poi metto Essential Truths of the Lake di Love Diaz. When the Waves Are Gone era nella mia top 10 l'anno scorso, questo è il prequel, ha forse l'inquadratura migliore dell'anno per chi l'ha visto, che è quella della ragazza scomparsa vestita da uccello sul lago, quella è forse la migliore inquadratura dell'anno, è un film fantastico. Poi arrivano le scelte più populiste, perché a me un po' di populismo piace. Poi vabbè, film grandissimo che nessuno ha ancora citato, secondo me, Poor Things di Lanthimos. Per chi l'ha vista a Venezia, vabbè, forse fra due settimane in Italia, per me Lanthimos non sbaglia mai, Poor Things non ne sbaglia una, secondo me, forse questo è il miglior film dell'anno, secondo me, con una grandissima Emma Stone. Poi cito anche, così a caso, John Wick, che per me è un grande, John Wick capitolo 4, grande film, è il film che dimostra quanto... esatto... finché dimostra quanto in verità il cinema d'azione e il musical siano sostanzialmente lo stesso genere. John Wick è praticamente un musical, L'ultima ora è un grandissimo, è una grandissima coreografia, grandissimo film, forse la miglior fotografia dell'anno, tra l'altro. Poi a caso sparo anche uno Spider-Man Across the Spider-Verse, che a livello puramente audiovisivo forse è uno dei migliori film dell'anno, perché l'animazione, che fortunatamente non si limita a ricalcare il cinema fotorealistico, ma fa una cosa che si può fare solo in animazione, vero, è solo una prima parte, vero, è un po' forse troppo stimolante per certi versi, forse chi soffre di epilessia potrebbe non volerlo vedere, però è un grandissimo film. E poi non so a che punto sono, hai però forse 20 secondi. Ho 20 secondi, io cito come ultimo solo perché assolutamente, giusto per provocare, grandissimo film più divertente dell'anno per me Barbie, ma io sono di parte perché Baumbach e Gerwig per me sono assolutamente intoccabili, al netto di tutte le critiche del film. E chiudo così. Bello, bellissimo, siamo tutti stracontenti. Hai nominato delle cose che poi avrei nominato anch'io, quindi bene, cioè me le hai bruciate, quindi vaffanculo. E io adesso dobbiamo rifare la gag, perché ho pescato Marco Baratta, quindi adesso dobbiamo sentire l'audio Baratta. Di Marco Baratta. Quindi adesso facciamo partire Baratta, aspetta. Ciao a tutti i salottieri, sono abbastanza impegnato, quindi non potrò partecipare alla live di fine anno, però... mi sono stati concessi 5 minuti di audio in cui dirò la mia top 10 fatta in questo istante dei migliori film del 2023. Allora, numero 10 è Boys Afraid di Ari Aster, 9 è Fuori Stagione di Brisé, 8 è Los Delinquentes di Rodrigo Moreno, 7 è Boy and Heron di Miyazaki, 6 è La Bette di Bonello, 5 è Cerrar los Ojos di Victor Erice o Erisso, come cazzo si dice, 4 è Spider-Man Across the Spider-Verse, 3 è In Velle di Simone Massi, 2 Agro Drift di Armory Corin, primo è Zone of Interest di
Jonathan Glazer. Bacioni a tutti, fate delle buone feste, passate un ultimo giorno dell'anno e un buon primo del 2024. Chi cazzo c'è che mi bussa alla porta? No, niente, ragazzi, qua è tutto un casino a casa mia. È stato un anno in cui tipo ho ospitato metà del salotto e metà della gente che conosco, quindi non sono abbastanza distrutto, però sono molto contento perché abbiamo visto insieme tanti bei film, quindi statemi tutti bene e un bacione, ciao. Bellissimo, bellissimo, grande Baratta, meno male che è qui con noi anche oggi. E invece l'altro nome che ho pescato è un salottiero fondatore, cioè Paolo Torino. Quindi Paolo, se sei pronto e sull'attenti, ci sei Paolo? Paolo, sì, eccoci, eccoci. Eccolo. Paolo è sempre sull'attenti, a parte Nobel. Siamo pronti? Siete pronti? Allora, vai. Si parte. Allora, vai. In realtà quest'anno è stato un anno un po' di magra dal punto di vista delle visioni 2023, è stato più un anno di recuperi, perché il cinema si recupera, devo recuperare questo, devo recuperare quello, poi non si recupera mai un cazzo. Quindi partiamo con la flop, che in realtà è una flop 2 / flop 3. Allora, parto proprio da quello lì più brutto, più fetido, che è The Other Child di Kim Jin Young, visto al Far East di quest'anno. E non so, mi accodo a quello che diceva Marco. Un film totalmente delirante dal punto di vista della scrittura, dal punto di vista della regia, dal punto di vista, da qualsiasi punto di vista. E poi in realtà è stato fatto anche per mettere un sudcoreano in flop 5. Al secondo posto della flop, anzi no, al secondo posto della flop, invece di mettere il primo, invertiamo, mettiamo Babylon di Damien Chazelle, perché è un film che francamente mi ha dato molto fastidio per tutta una serie di cose. Andatevi ad ascoltare la canonica, ha delle cose interessanti, molto interessanti, forse il modo di mettere in scena gli attori, di lavorare sui corpi degli attori e su il bagaglio iconico che un attore porta con sé, quindi Margot Robbie, Brad Pitt, svuotarlo, è una cosa interessante. Peccato che si veda tipo per 2 minuti di 3 ore e mezza di film, quindi va in flop, sbattuto in flop violentemente. Al primo posto della flop, Oppenheimer di Christopher Nolan, perché non è un film brutto, non è un film brutto, ma è un film appunto che è un flop, perché è il classico film che in realtà vuole essere quello che non è. È un film che poteva essere tranquillamente girato da Michael Bay. Anche se, e qui mi aggancio, qui la pianto e vado direttamente nella top, Michael Bay rispetto ad Oppenheimer ha girato una soggettiva molto più bella di Oppenheimer, dal punto di vista registico è molto più intuitiva, molto più perspicace, molto più tutto quello che volete. In Pearl Harbor, quando c'è la soggettiva del missile, Pearl Harbor, che poi è una sorta di sequel di Oppenheimer, cioè ci sono anche gli attori simili, tutte queste robe qua. Vabbè, tutto questo per dire che Oppenheimer in realtà è un film tamarro, lui che in realtà si accoppia con Florence Pugh e quando raggiunge l'orgasmo, cioè Now I Am Become Death, The Destroy of the World, è una roba seriamente di imbarazzante. Togliete il soundboard a Fabrizio Ciavoni, Cristo santo. Fatto. No, ma non mi dà fastidio, figurati, non mi dà fastidio, sono abituato a questo tipo di platea. Allora, top, non è una top 10, non è una top 20, non è una top 5, sa solo quello che non è. Partiamo da un ordine, vabbè dai, partiamo diciamo un ordine di gradimento. Allora, ultimo posto della top, Le Grand Chariot di Philippe Garrel, non è il mio preferito di Philippe Garrel, ma è sempre un film di Philippe Garrel, quindi va messo in top, è un grandissimo film, a mio avviso. Dopo Le Chariot, anzi prima, segue Spider-Man Across the Universe, non ricordo i nomi dei registi perché ne sono tipo 72, abbiate pazienza. Potrebbe essere un nuovo modo di intendere l'animazione qui in Occidente, perché in Oriente in realtà c'è già stato questo tipo di ibridazione tra
tra vari modi di intendere l'animazione, quindi digitale, analogico, di come si ibridano, di come si ibridano le due cose. Solo che in Oriente stranamente ci sono gli autori, diciamo, più mainstream, mi viene in mente Shinkai, tra due settimane vedremo Miyazaki, poi non so Miyazaki cosa farà, però Shinkai con Suzume, che non ho potuto mettere in top perché le regole della nostra top fanno cacare francamente, però questo qui è un piccolo postilla polemica. Shinkai è un Shinkai e tutto quello che ne consegue hanno un modo molto più pagato di mettere in scena questa cosa, invece Spider-Man è di un'esplosività incredibile. E, hai, diciamo, 40 secondi, Porca troia, subito, va bene, ok. Subito dopo vado in ordine sparso. Il male non esiste di Yamaguchi, un requiem bellissimo. John Wick 4 di Chad Stahelski, non lo so, è John Woo del XXI secolo. Mad Fate di Soe Chiang, un film che non mi è piaciuto, ma i film di Soe Chiang crescono dentro dopo un po'. È stato così anche con Limbo, è così anche con Mad Fate. Anatomia di una caduta di Justin Triet, una delle palme d'oro più giuste degli ultimi 2-3 anni, giusto per non esagerare. E primo posto Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, che è un film incredibile, andatevi ad ascoltare la canonica e non voglio dire più niente, ciao, arrivederci. Finito. Buon anno a tutti. Oh, perfetto, bellissimo. Bravo per Garrello, un applausino. Bel tutto, abbiamo già fatto l'applausino, Marco, devi stare attento, Marco. Io ho detto applausino, non l'ho mai. Devi stare attentissimo Perfetto, io toglierei il soundboard a chiunque non sia io in questo momento. Benissimo, io ho pescato un altro grandissimo amico del salotto, che è Francesco Zanatta. Quindi se lui è pronto e c'è... Eccoci, vai. Pronto? Allora, vai. Allora, io non ho flop, ci sono sicuramente due scalt dell'anno che sono The Palace di Polanski e Saltburn di Emerald Fennell. Come si chiama? Poi due menzioni speciali che sono uscite quest'anno, che sono riuscito a vedere soltanto quest'anno, che sono Pacifiction di Albert Serra, ovviamente, e The Humani Corporis Fabrica di Lucien Castaigne Taylor e Verena Paravel. Poi, arrivando alla top, decimo posto, La Chimera, perché insomma so che è piaciuto poco, però insomma mi ha fatto impazzire. Poi un film che mi è cresciuto dentro, che più ci penso e più mi piace, che è La Bette di Bonello, all'ottavo posto. Al settimo posto, al nono posto. All'ottavo posto Cerrar los Ojos di Victor Elisse, perché è bellissimo, non c'è niente da dire. Al settimo posto un film che pensavo che non mi avrebbe stupito così tanto, invece secondo me è un film meraviglioso, che è Perfect Days di Wim Wenders. Poi sesto posto due documentari, uno ovviamente è Menu Plaisir di Frederick Wiseman, che insomma non fa altro che confermare la sua maestria totale, e l'altro è Notre Corp di Claire Simon, che ha fatto una sua un film commovente, personalissimo, dentro quel tipo di documentario che Wiseman appunto ha stato, di cui è stato pioniere, ecco. Al quinto posto Il male non esiste di Ryusuke Hamaguchi, che insomma mi ha ipnotizzato, ne avrei volute altre 2 ore. E a che numero siamo arrivati? Quarto, In Belle, quindi la resistenza, l'animazione resistente di Simone Massi. Terzo posto, Los Delinquentes, che è un film che mi ha, non lo so, sono uscito dalla sala e sono stato una persona nuova, tipo tutto quello che voglio da un film. E secondo posto, Poor Things, che è la visione più esilarante ed esaltante dell'anno, cioè senza ombra di dubbio. Al primo posto, Killers of the Flower Moon, cioè la magnificenza di Scorsese, ovviamente. E poi due extra che non so bene come definire, come posizionare, insomma, che sono state le due visioni più sofferte, che mi hanno fatto più soffrire, e che sono due cose a loro modo radicali, senza compromessi, e che non riesco bene a definire. Uno chiaramente è Agrodrift di Harmony Korine, e l'altro è una serie che non è ancora finita, ma me ne sbatto, è The Curse di Nathan Fielder e Benny Safdie. A posto.
finito, grazie a tutti, buon anno, ciao. Grande Zanatta, grandissimo. Ciao Benisafdi. Allora, lo abbiamo, a quanto pare lo abbiamo infamato. Ricordiamo. Che c'è Ciavoni, che c'è, Dio santissimo, mi sto per bestemmiare. No, no, che Benisafdi... resisti. Ricordiamo che Benisafdi è l'unica cosa bella di Open Hand, no? Scusami. Ricordiamo che sei un coglione e l'abbiamo infamato tantissimo, però alla fine pare che sia entrato, cioè il caro Cosimo, e siccome prima l'ho pescato, direi che tocca a lui leggere le sue top e flop, anche perché in privato si è assicurato, lui stava preparando la top, era tutto fomentato, quindi siamo contenti. Cosimo, la prossima volta che vieni a Firenze però avvisa, maledetto a te. Ci sei? Ci senti? Sei tutto? Sì, ma io stavo preparando la top, ma poi non l'ho fatta. Ma sei veramente un coglione di dimensioni astronomiche. Comunque adesso sarai costretto a leggere sarai costretto a leggere la top. Quindi farlo davvero? Vai. Vai. Faccio solo la top, però dai. Certo. Vai. Allora, parto al decimo posto, metto Yannick di Dupieux. Al nono il Sol dell'Avvenire di Moretti. Bene. All'ottavo Anatomy di un Struttore di Justin Trier. Al settimo The Holdovers di Payne. Al sesto Coupe de Chance di Woody Allen. Al quinto Rotter Himmel di Petzold. Al quarto posto Youth Spring di Wang Bing. Al terzo Hitman di Linklater, uno dei pochissimi film che sono riuscito a vedere a Venezia. Al secondo il capolavoro di Hong, In Water. E al primo posto Friedkin, che è Mutiny Court Martial. E dai, non la faccio la flop, ci metto soltanto la Rain per antipatia. La Rain per antipatia. Perfetto Cosimo, grazie per il tuo contributo fondamentale. Grazie a voi. Perfetto, grazie mille. ora puoi ora andare. Vai. C'è una leggerissima tensione che si taglia con l'accetta. Ebbene, io bisogna fare di nuovo la gag perché ho pescato il nostro caro Zach, perché il salotto è diventato così interattivo che gli ascoltatori partecipano alla top e flop. Però non essendo l'anno prossimo presente, saremo in 200 probabilmente. L'anno prossimo saremo tutti, però non essendo presente ci ha mandato il contributo audio e quindi adesso ascolteremo con estremo interesse e in assoluto silenzio la top e flop di Zach. Allora, parto con una premessa perché molti dei film chiave dell'anno purtroppo mi mancano, quindi non riuscendo a frequentare i vari festival, tanta roba purtroppo l'ho saltata. E niente, inizio con la flop, così ci togliamo subito il brutto di torno, dal meno peggio al più insopportabile. E numero 10, The Palace di Polanski, molto amaro in cuore. Numero 9, Cassandro di Roger Ross Williams. Numero 8, The Last Voyage of the Demeter di André Ovredal. Numero 7, The Boogeyman di Rob Savage. Numero 6, Cocaine Bear di Elizabeth Banks. Numero 5, Quando di Walter Veltroni. Sono andato a vederlo giusto per il buon Ciavoni e Giulia era infinitamente meglio. Numero 4, è una miniserie ma in realtà merita di stare tra le schifezze dell'anno. Questo mondo non mi renderà cattivo, di Zero Calcare, il qualunquismo e le frasette catchy da postare su Instagram a quanto pare vanno fortissimo. Numero 3, The Flash e Ant-Man 3, a pari merito, per non far occupare troppi posti ai signori in tutina. E numero 2, Saltburn, della Fennel, il nulla siderale. E il primo posto, Nuovo Olimpo di Ozpetek, mio primo e, spero per me stesso, ultimo film del regista che vedo. Piccola nota a margine, non è stato un brutto film, anzi, però è stata una mia piccola delusione rispetto a quello a cui ci ha abituato in passato, io capitano di Matteo Garrone. E niente, prima di passare alla top, alcuni bei cortometraggi che ho visto durante l'anno, in nessun ordine particolare. Trenche la Ken di Laura Citarella,
Ulderica Frutta di Mont, di Mont di Stefano Giacomuzzi, Claps e Pera Willis, non so come si pronuncia, sempre di Giacomuzzi, e Quattro donne mai amate, Alla deriva su un mare senza scopo, Sperimentando l'estasi della dissezione di David Cronenberg, alla mostra in Fondazione Prada, Greetings from Krangash di Rod Jude, spero di averlo pronunciato bene, e che purtroppo Jude non sarà nella top dei lunghi perché non ho ancora avuto modo di vederlo, ma conoscendo Bad Luck Banging non fatico a immaginare ad immaginare un altro grande film da parte sua. Strange Way of Life di Almodovar, Shards of Moon di Began e il corto col titolo lunghissimo che non voglio leggere di Coverizze, Sanctuary di Juanita Onzaga. Bene, bene, passiamo alla top. Questi sono i film che sono riusciti a toccare le mie corde e a restare nei miei pensieri giorni, settimane e anche mesi dopo averli visti. Ne metto 11 in realtà, però sì, una top 10 più 1. Al numero 11 c'è In Water di Aung San Suu. Ci sono mondi che non possiamo vedere, ma che sono sempre lì vicini a noi. Tra l'altro Aung San Suu quest'anno ha fatto un altro bellissimo film e si chiama In Our Day. Al numero 10, Fallen Leaves di Akiko Orizmaki, la prova che l'anima e il cuore di Chaplin batte ancora in noi. E numero 9, Rapito di Marco Bellocchio, un altro film che conferma una delle voci più autorevoli e lucide del cinema italiano, ancora una volta alle prese con Dogmi e Oppressione del potere. Numero 8, May December di Todd Haynes, un film fatto di insicurezze, sguardi, pulsioni bergmaniane, una mosca bianca nell'ecosistema di Netflix. Numero 7, un'estensione sempre più sfacciata e dissacrante di House of Gucci, un grandissimo regista vittima del qualunquismo di internet ancora una volta, Napoleon di Ridley Scott. Passiamo al numero 6, Ferrari di Michael Mann, un film forse incredibile, un film funereo con uomini che vanno faccia a faccia con la morte, dei primi piani che ti penetrano l'anima. Incredibile, incredibile. Numero 5, un altro film molto denso, ma molto più sospeso e con un finale enigmatico, misterioso, affascinante, molto bello, forse il più bello dell'anno, che è Evil Does Not Exist di Hamaguchi. Numero 4, Il Sol dell'Avvenire di Nanni Moretti. Oggi più che mai dobbiamo riflettere e interrogarci sull'etica delle immagini e ricordarci di abbracciare la parte migliore di noi. Numero 3, Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, ancora una volta Scorsese alle prese con la storia e la memoria e le tragedie quotidiane di una nazione che è nata sul sangue, un altro capolavoro. Numero 2, La Bat di Bertrand Bonello, che è un film, non so, un'esplosione pop che ricorda Lynch, ricorda Cronenberg, ci ricorda che anche nel caos c'è tanta bellezza. E al primo posto un'altra bellissima lettera d'amore al cinema dopo Ghezzi, che è Serrar l'Ojos di Victor Erice, che ci ricorda che il cinema può risvegliare le coscienze. E basta, io ho registrato questa top senza vedere Miyazaki, quindi mi si rompe un po' il cuoricino e nulla. Sì, consiglio una lettura, una delle letture più belle di quest'anno, che è stato Pianeta Varda di Luca Malavasi e Anna Masecchia, che dopo gli scritti della Cineteca di Bologna portano
in Italia un altro bel saggio su un artista immortale come Agnès Varda. E niente, vi auguro un anno ricco di bei cinemi. E ciao, un saluto a tutti. Bene, bellissima. E questa fatto gag in disaccordo con tutto quello che ha detto. Assurdo, assurdo. Cioè, perché l'avete invitato? Non ho capito. Vabbè. Veramente assurdo. Questa gag non finirà mai. E non so se è arrivato Leo Canali, però se non è arrivato io andrei avanti. Perché no, cioè, io lo vedo in chat. Sono arrivato, sì. In realtà. Ah, Leo, aspetta. Allora, sorpresa. Siccome Leo Canali è stato pescato dal cappello, toccherà a lui dire la top e flop nei 5 minuti canonici. Quindi se sei pronto, Leo, puoi andare. Vai. Ho solo la top, non ho fatto la flop, ma me la posso improvvisare. Ah, va bene, anche solo la top, vedi tu, è uguale, non c'è problema. Benissimo, benissimo. Vai pure. Okay. Perfetto, allora la top è questa, dal decimo posto al primo. Decimo posto Killer of Flower Moon di Scorsese. Nono posto Fallen Leaves di Kaurismäki. Ottavo posto Los Delinquentes di Rodrigo Moreno. Settimo posto Serrar los Ojos di Victor Erice. Sesto posto The Zone of Interest di Jonathan Glazer. Quinto Agro Drift di Harmony Korine. Quarto posto Do Not Expect Too Much From the End of the World di Radu Jude. Terzo posto About Dry Grasses di Nuri Bilge Ceylan. Secondo posto Il giudizio di Ulysses de la Orden e primo posto A Fire in Rotterdam di Christian Petzold. C'è una posizione zero, che in realtà è come se permeasse tipo genoma tutta la top ten, che è Notre Corp di Claire Simon, perché ha tanto a che fare con il nostro essere e i corpi, che non poteva che far parte di tutta la classifica pur essendone fuori. Questo per quanto riguarda la top. Per quanto riguarda la flop non saprei veramente che dire, se decore, non decore. Essere provocatorio e dire che forse Oppenheimer è il film che mi è piaciuto di meno dell'anno. Eccoci, adesso arrivano gli applausi di Fabrizio Ciavoni. No, questi sono i miei canonici per la fine della okay. No, però sono troppo lunghi, quindi credo che Ciavoni ci abbia messo del suo. Sì, esatto, c'è qualcosa che non può, che ha ricevuto 22 secondi di applausi al Salotto Monogatari. Ma non ha senso togliere il Milaudi, non sto parlando, imbecilli, toglietemi i miei senso. Dovete tagliargli le dita, chiaramente. Cosa ovviamente ho Ciavoni, per triggerare Fabrizio e farlo intervenire a sproposito. La cosa più divertente di Fabrizio Ciavoni è che è convinto che lo estrarremo. È bellissimo, resta qui ancora. io sto pregando da mezz'ora sperando di estrarre Ciavoni, così poi dopo se ne va. Ma non sto estraendo mai Ciavoni. Credo se ne andrà. Ma non se ne andrà, però, povero. Non se ne andrà mai. Non se ne andrà mai. Lui perme al Salotto Monogatari. Dorme dentro la mia top 10. Va bene, comunque, allora, la notizia terribilmente autoreferenziale è che mi sono pescato da solo, quindi adesso devo dire io la top e flop. Bene così. Cui... Bellissimo, questo temo che sia sempre Ciavoni. In ogni caso, so che mi verrò rotto i coglioni al massimo mentre leggo la top, quindi sarò mega concentrato. Ale, quando vuoi io parto. Vai, parti pure. Perfetto, allora io faccio la top 20 come al solito e dopo leggo la flop. Due menzioni speciali assolute che non rientrano nella top, ma sono due film speciali per come la penso io il cinema, e uno è Fallen Leaves di Kaurismäki e l'altro è Agro Drift, mi sembrava giusto dirlo. Io Oppenheimer ce l'ho messo in top, anche se all'ultimo posto, assolutamente, però è per vari motivi di cui poi abbiamo parlato. Ci ho messo anche John Wick 4, super mainstream, la top di quest'anno, anche perché ho visto poco. Memory di Michel Franco al 18°, Good Chance di Woody Allen, che più ci penso più è veramente un bel film, al 17°. Ridley Scott con Napoleon doveva esserci per forza. Explanation for Everything, visto a Venezia, di Gabor Rice, o Reis, o come si legge, al 15° posto. Friedkin postumo al 14° di Ken Mutiny, Kurt Marshall. Al 13° Ferrari di Michael Mann. Al 12° è piaciuto a tutti, ma io sono l'unico a cui è piaciuto tanto da metterlo in top, e cioè l'ultimo Tsukamoto, o Kage, Shadow of Fire, o come volete chiamarlo. All'11° splendido, specialmente la prima ora e mezza praticamente, Frente a Guernica di Giannichian e Ricci Lucchi. Al 10° posto Il mio amato Bellocchio con Rapito.
quindi siamo in top 10. Al nono, Les Fog, il backstage, il materiale di scarto di Ghezzi e Gagliardo, che però è un altro film altrettanto meraviglioso, se non di più su alcuni aspetti. All'ottavo, Asteroid City, per me il miglior Wes Anderson da tantissimo tempo, veramente un bel film. Al settimo, Killers of the Flower Moon di Scorsese. Al sesto, Die Theorie von Hallem, che è un film mega dantiano di Tim Kruger. Al quinto, meritatissimo, Invel di Simone Massi, condivido l'entusiasmo di tutti, specialmente quello di Marco. Al quarto posto, Il Sole dell'Avvenire, quindi non condivido il non entusiasmo di Arci. Al terzo posto, ovviamente, Radu Jude o Jude, Do Not Expect Too Much from the End of the World. Al secondo, lo cito perché veramente per me è un film che rasenta la perfezione, Poor Things. E al primo posto, incredibilmente, mega mainstream, per me lo Spider-Man Across the Spider-Verse di quest'anno è un film semplicemente meraviglioso. E la flop è Ten e sono una serie di delusioni. Al decimo, Old Deaths di Bill Barr, e quasi tutta italiana, attenzione. Al nono, Comandante di De Angelis. All'ottavo, Mia, l'unico film che ti fa anelare al femminicidio. Al settimo posto, Adagio di Sollima. Al sesto, The Penitent, anche se in segreto l'ho amato moltissimo, di Barbareschi. Al quinto, Saw X o Saw 10, qualunque cosa sia. Al quarto, Boys Afraid, visto con Marco e Simone, la cosa peggiore che ho fatto con Marco e Simone da quando li conosco. Al terzo posto, L'Ordine del Tempo di Liliana Cavani, che sarebbe ora che si pensionasse. Al secondo, Quando di Beltroni. E al primo, ovviamente, Il Ritorno di Casanova di Salvatores, che è una aberrazione. Per cui questa era la mia top e flop, credo di essere stato sì. Mega veloce. Perfetto. E allora a questo una flop dedicata a me, praticamente, tra l'altro. Beh, perché era una flop quasi tutta italiana. Tu sei in tutti i cazzo di film usciti negli ultimi anni, e quindi purtroppo questa è la cosa. Tutti i film brutti italiani. Tutti i film brutti usciti. Ma fatto che te li sai scegliere proprio bene. Esattamente. E poi va detto anche che dai, quest'anno che viene sarà un anno buono. No, anche se io stringendo bene gli occhi penso di averti visto anche in Invel, quindi forse hai recuperato. Vabbè. Non diciamo quale animale era Fabrizio. No. Beh, oggi veramente Marco, ho detto Dario, incredibile. Marco è di una cattiveria incredibile. Sì, Simone Massi aveva fatto il corto dell'ammazzare Fabrizio Ciavoni, me lo ricordo. È perfetto. Va bene, in ogni caso adesso ho pescato un altro assente, ma credo che sia l'ultimo di cui dobbiamo fare la gag, che è Giamma, quindi adesso ascolteremo l'audio della top di Giamma, e pronti, attenti, via. Top e flop 2023. Mancano purtroppo a me molti film da festival, ma facciamo un po' con quello che abbiamo. Iniziamo subito con la flop, i 5 film peggiori dell'anno. Quasi tutti horror, diciamo che nel panorama mainstream si è salvato poco e nulla a questo giro, quest'anno, e abbiamo, senza un particolare ordine, L'Esorcista nuovo, The Nun 2, Five Nights at Freddy's, Winnie the Pooh, Blood and Honey e l'ultimo Transformers Rise of the Beast, per me i 5 film più brutti e inutili dell'anno. Come bonus metterei una serie, Questo mondo non mi renderà cattivo di Zero Calcare, certamente non ha reso cattivo lui, ma ha reso cattivo me a vedere questa cosa, probabilmente la visione peggiore dell'anno. Passiamo invece alla top. Al decimo posto, due film a pari merito, metto Ferrari di Michael Mann e The Killer di Fincher. Al nono posto, una delle poche visioni da festival che mi è capitato di vedere in sala, Okage di Tsukamoto, senza dubbio un film molto interessante da parte di Tsukamoto, soprattutto nella prima parte mette in scena un film molto ansiogeno in una singola unità di luogo, un po' come fece in altri suoi film, sicuramente un esperimento molto interessante. Ottavo posto, John Wick 4, per me il culmine della saga, rimando alla puntata del salotto dove ne abbiamo parlato, per me ha diversi punti a suo favore. Settimo posto, Killer of the Flower Moon di Scorsese, non inutile dire tanto. Sesto posto, Rapito. Quinto posto, May December di Todd Haynes, uno dei film rivelazione dell'anno secondo me.
Quarto posto metto Oppenheimer di Christopher Nolan, che quest'anno straordinariamente ha fatto un film che mi è piaciuto molto molto. Al terzo posto Spider-Man Across the Spider-Verse. Due parole veloci, finalmente un film d'animazione che punta fortemente anche sui cromatismi, c'è un lavoro dietro ogni singolo colore che ha sempre un significato in quello che viene messo in scena, secondo me è un grandissimo punto a favore, perché ultimamente il colore nell'animazione, seppur sia un elemento secondo me fondamentale, aveva perso di importanza, quindi è molto bene che tornino questi film d'animazione che sfruttino il colore in questa maniera. Al secondo posto Kubi di Takeshi Kitano, uno dei miei film dell'anno, uno dei miei registi preferiti. La chiusura della carriera di Kitano è stata secondo me straordinaria, un film dove interpreta uno dei personaggi chiave della storia del Giappone, e proprio grazie a questo personaggio riesce un po' a identificarsi, oltre come regista della storia giapponese, identifica il regista Kitano di tutta la sua carriera, un film che parla proprio di Kitano come regista, della sua visione registica, non solo cinematografica ma anche televisiva, c'è tanto del Kitano televisivo, è un film metatestuale, un'opera incredibile, che non dimentica mai in realtà anche tutta la tradizione epica dei film dei Jackie giapponesi. Non a caso Ran è più volte richiamato in diverse scene, e per me è un film straordinario. E al primo posto è Perfect Days di Wim Wenders, un altro film che mi ha sorpreso tantissimo, un film dove la narrazione non ha bisogno di un inizio e di una fine, non ha in realtà bisogno neanche di spiegarsi particolarmente, viene lasciato intendere qualcosa del destino e della storia del personaggio protagonista, in un'interpretazione tra l'altro straordinaria, ma tutto viene lasciato in realtà al nulla, non ti viene spiegato quasi nulla alla fine della storia di questo personaggio, e tutto quello che conta è la quotidianità, una quotidianità rappresentata in modo straordinario, tra l'altro una colonna sonora straordinaria anche qua, e l'unicità proprio di tutto quello che si è intorno, secondo me Wenders l'ha rappresentata in modo straordinario, in questo continuo salto tra tristezza e felicità, tra bello e brutto della vita. Semplicemente un film come non se ne vedono tanti, fa sempre bene vedere questo genere di cinema, e soprattutto perché obiettivamente è un'incredibile rappresentazione di nella prima mezz'ora di bagni pubblici giapponesi, uno sguardo antropologico che il cinema penso non avesse mai rappresentato, e quindi anche solo per questo i primi 30 minuti di questi bagni straordinari in cui vivrei tranquillamente merita il primo posto di questa classifica 2023. Anche qui un fuoriserie, metto il finale di stagione di Attack on Titan, che finalmente si è concluso, anche di qui ne ho scritto parole, se volete leggere le trovate sui miei social, e opera incredibile che si è finalmente conclusa nella sua versione animata, quindi altra opera secondo me che ha segnato in modo estremamente positivo questo 2023. Bellissimo, ok, meno male che questa cosa è finita. Bravo, e ho pescato, adesso ho pescato con estrema attenzione, e attenzione perché non riesco ad aprirlo. Cocca! Ah, perfetto, tocca a Cocca. Ale. La quota rosa del salotto, perfetto. L'unica. Allora... mi sta venendo il dubbio di aver inserito Ciavoni a questo punto, comunque, però se vuoi facciamo a cambio. No. Allora, parto dalla top, l'avevo detto a tutti, in realtà non seguo i miei voti di Letterboxd, ma semplicemente io che mi diverto, molto preferenziale, e non ha un ordine specifico, non ha un rating. Ci ho messo Poor Things, sicuramente, molto bello, molto molto bello. E Anatomia di una caduta, che è anche nelle vostre top. Scorsese, che ho sentito anche nelle vostre top. E Memory di Franco, per cui ho pianto in modo veramente imbarazzante.
e Bloodless Lessons, che non credo che sia in altre vostre top, forse mi è piaciuto molto. E il nostro amico Corinne, molto, molto divertente, molto tenero. E Do Not Expect Too Much from the End of the World, molto carino, molto, molto coccata, una piacevolissima visione estiva. E Spider-Man Into the Spider-Verse, sì, che non volevo mettere, ma mi avete convinto alla fine. E poi i miei top dell'anno, cioè i film di cui parlo ininterrottamente da mesi, Bottoms di Emma Seligman. Sono stata l'unica coraggiosa a inserirla in top perché se lo merita, una splendida commedia, una splendida coccata. E Red Rooms di Pascal Plante, mi prendo le botte in privato se volete darmene, ma è stato bellissimo. E flop in realtà non l'ho fatto in modo molto coscienzioso, però ci metto Boys Afraid perché è veramente un film fastidioso, The Palace perché mi ha fatto molto arrabbiare, poi a Venezia ero molto stanca quel giorno, e Maestro perché detesto tutto quello che fa Bradley Cooper, e la Vergine Pietà di... no, veramente brutto film, e Cobweb perché ci sono rimasta male, e nomino anche Saltburn semplicemente perché sono arrabbiata che la signora Fennell, come si chiama, pensava di poter stupire gente veramente indie slades con un film fintamente indie slades, e questa cosa mi ha fatto arrabbiare. That's it. Quindi è una flop arrabbiata? È una... sì, molto sì, brava, sì, sì, certo. Bisogna fare le cose con rabbia. Scusa, Grifo approves. Scusa, Cocca Shinf, ma che cazzo di dislade? Non sapevo, scusa. Come? Ma perché devi parlare alla fine di ogni top? Ma perché? Stavo per dire esattamente la stessa cosa. Ci vuole il commento alla fine. Ma scusa, l'anno scorso mi hai detto non parlare durante la top, dici la fine della top, quest'anno... No, 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 ogni step capiamo qualcosa in più della vita. Ogni anno un divieto. Ma come li fate questi rumori? Ogni anno... No, Cocca, non scoprirlo. Ogni anno... No, Cocca, non è veramente Ala che fa col verde. Finita la puntata. Esatto, è quello che penso io quando sento Ciavoni. Sigla finale. Comunque Cocca, ti rifaccio la stessa domanda che ti ha fatto Ciavoni. Cosa vuol dire, cioè, che questo linguaggio giovane, zoomer, io non... giovane. Indie slave. No, se lei... Ah sì, ma dai. Spiega. Ah, sì, anch'io non lo so. Non lo so. Vuol dire, ah sì, ma dai. Allora, diciamo, rientrando nel gergo del salotto, sapete benissimo che le coccate sono film umili. La Fennella ha fatto una coccata con supponenza. Bello, mi piace, una coccata. Grazie. Con supponenza. Non è mi una bella... Le coccate. È veramente non sa nemmeno dirlo, Emerald Fennell, coccata con supponenza. Ma quindi la coccata, quindi la coccata va fatta senza supponenza. Sì, è umile, umile, come Bom Bom Bom, un film umile. Bom bom, 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 e il singolo bom che è Bob Bom. Signorina Bom Bom. Signorina Bom Bom. Va bene, anche c'è la signorina Bom Bom. Scusate, esatto. Andiamo avanti. Ah, bom, no, bom, tranquillissimo, tranquillissimo. Io nel frattempo ho seguitato a pescare e ho pescato Davide Colli, primo vincitore del Salotto Award nel 2021, ricordiamolo. Per cui, Colli, quando vuoi... Ah no, è finita la puntata. È finita la puntata. È finita la puntata. Vabbè, non fa niente. Vabbè. Vabbè, allora, flop veloce, anche questa all'insegna di Fabrizio Ciavoni, anticipo già, infatti Dario mi ha anticipato. Decimo posto, quando... nono posto, film che ho odiato solo io, che è piaciuto qua a tutti del salotto, Dogman. Ottavo posto, Little Mermaid. Settimo posto, Firebrand. Sì, vado velocissimo perché vabbè, flop, chi se ne frega. Sesto, Enea, si salva solo tutti i fenomeni, che ha scelto proprio il peggior film per esordire in tutta la sua vita. Quinto posto, anche qua mi odieranno qualcuno mi odierà, Rebel Moon. Quarto, Comandante, il film che ha fatto svegliare Fabrizio con una bestemmia, e così. E terzo posto, Quantumania, quindi Stisciano. Secondo posto, ero indeciso se toglierlo e mettere Da Grandi di Fausto Brizzi, però vabbè, non ho voluto, e quindi ho lasciato tipo Black Mirror, genericamente Black Mirror, perché basta. Ho messo Johnny Soful. E primo posto, Il Penitente, perché comunque va glorificato, perché è la prima volta che mi ha fatto vedere
mi ha fatto vivere una situazione in cui una voce fuori campo esclamasse Fabrizio Ciavoni e un'intera sala lo applaudisse, quindi è stata un'esperienza. E ok, quindi... eccoci. E poi allora, fuori classifica metto Phony Wars trailer per di Jean-Luc Godard e Me contro te Vacanze in Transilvania, questi sono i miei due fuori classifica. E top, trentesimo posto Dold Overs Alexander Payne, vado molto veloce tanto, Horses on 29esimo posto Stéphane Brisé. E 28esimo posto Ferrari, Michael Mann, l'ho rivisto la seconda volta e mi è piaciuto ancora di più. E 27esimo posto la palazzina, non l'AF ma quella ucraina. E 26esimo, che nessuno ha citato perché è piaciuto tanto a Settis ma qua non c'è, Gasoline Rainbow. 25esimo Past Lives. 24esimo film che citerà credo una persona che non è ancora stata chiamata a fare la top, però lo cito io, Mission Impossible Death Reckoning Part 1. 23esimo Eureka di Lisandro Alonso. 22esimo A Fire di Christian Petzold. 21esimo La Pera Taste of Things, Taste of Dodin Buffon. 20esimo Stavo fosse una nuova pubblicità dell'S lunga La Pera, scusa. No, no, La Pera, La Peron. Ma Jimé Binoche che diventa La Pera. 20esimo Notre Corp Claire Simon. 19esimo la mia posizione del cuore di quest'anno, la più criticabile forse, ma me ne frega perché questo film sono i film che ti fanno vivere felice, ovvero Wonka di Paul King. 18esimo Le Grand Chariot di Philippe Garrel. 17esimo altro film che non è stato citato da nessuno credo, se è stato citato me lo sono perso, All of Us Strangers di Andrew Haig. 16esimo Invel. Siamo rimasti. 15esimo Knock the Cabin. 14esimo Killeroni di Scorsesone. 13esimo I Delinquenti, Rodrigo Montero, vabbè. 12esimo Mal viver, viver mal, tutti assieme appassionatamente, del nostro caro amato Caniglio. 11esimo Poor Things. E ora arriviamo alla top 10. Decimo posto Il ragazzo e l'airone. Nono posto Teddy Williams con il suo Elauge dell'umano 3. Ottavo posto, film visto pochissimo, anche se adesso qualche log compare, Tamadon, Mon Pire Ennemi. Settimo posto Serra los ojos, Victor Erich. Sesto Jude, Don't Not Expect Too Much From the End of the World. Quinto la Bet di Bonello, altra visione, vabbè, quando metti tre champs nel tuo film non puoi non finire nella mia top 10, no, top 5. Quarto Il Solo dell'Avvenire, Nanno, perché mi piacciono tanto i film che cambiano la storia, che provano a cambiare la storia col cinema e i film in cui alla fine si riuniscono tutti i personaggi, soprattutto se sono tutti i personaggi di tutti i tuoi film. 20 secondi. Ok, terzo posto, Spider-Verse, Across the Spider-Verse, perché vabbè, Across the Spider-Verse. Secondo posto, La Zona dell'Interesse. E primo posto, ve lo lascio intuire a voi, Dio sceso in terra, il miglior film degli ultimi, dei prossimi vent'anni, trent'anni, Agrodrift. Agrodrift, va bene, abbiamo capito. Bellissimo, tutto molto bello, e incredibilmente non l'ho fatto apposta. Ciavoni sarà l'ultimo perché ho appena pescato Ale, quindi Bazzo, Riccardo Turchi e Ricky manca. Riccardo Turchi, ma non c'è, non lo vedo. Ma sì, eccolo. Non c'è, certo che c'è. No, eccolo. E allora ti ho pescato, eccoti. Ma scusa, ma non vuol dire. No, non lo so, ma non so. Ma sta succedendo? No, veramente non ho parole. Non ho capito. Gente che va, gente che viene. Riccardo Turchi non l'avevo visto e quindi... È dall'inizio, poverino. Grande RTM, bene. Devi sapere che il tuo bigliettino c'era, era qui, eccolo qua. Sì. Quindi, assolutamente. Assolutamente, quindi RTM tocca a te, vai. Tocca a me. Allora, ciao a tutte, tutti e tutte, con l'asterisco. Prima di far partire il cronometro, Ale, fammi fare una premessa e un'introduzione. Premessa, questa è una top sbagliata, sbagliatissima, è quasi una flop, non va bene nulla, io non capisco nulla di qua di là, quello che volete voi. Introduzione. È stato un anno, non me ne voglia la quota rosa del salotto, di uomini, in particolare di uomini misteriosi.
stato un anno in cui non esiste, e non me ne voglia Giorgia, la famiglia tradizionale, un saluto a Giorgia, non esiste il futuro, c'è tanto passato, il presente non c'è, il presente è presente solo in due film, secondo me, e più che presente chiamiamolo oggi. Detto questo, partiamo le mie menzioni speciali e onorabili e la mia top 10 scritta dietro uno scontrino a Selunga. Un saluto all'S Lunga, se vuole sponsorizzarvi. Menzioni speciali, allora, questo film l'ho visto con Marco al cinema, è Lovano Supreme di Maresco. Vi invito, per piacere, se non l'avete fatto, a googolare il nome di Ruoppolo di Teleacras, che secondo me è il momento più divertente dell'anno. Non vi dico altro, googolatelo. Ruoppolo, ripeto, Teleacras. Poi segnalo due anime che sono Jujutsu Kaisen e Oshi no Ko, che sono decisamente più belli di quella merda uscita su Netflix che si chiama Pluto. Tra l'altro in Jujutsu Kaisen c'è un episodio dove due giovani si tirano le mattate all'interno di un bagno, di un cesso pubblico, che tornerà più avanti, ma nel nostro top, non vi dico altro. Segnalo ritorno di Masato Arada su Netflix con il film Badlands, in cui è presente per la prima volta, non sarà l'ultima in questa top e menzioni speciali. Sta curando, dove ci sono dei giovani che cercano di fregare i vecchi e dove ammazzano anche i Crypto Guru, ma non dico altro. E poi ultima menzione speciale, che sarebbe anche la mia posizione zero, ed è anche forse l'unico insieme a un altro audiovisivo, chiamiamolo così, che parla dell'oggi, che è Campanella, che è il Blu-ray del concerto di Ado, che è un idol giapponese, che ci porta a riflettere sul fatto che forse le uniche immagini di cui abbiamo bisogno oggi sono le non immagini. Top 10, 10 posti brutti, ripeto. Decimo posto, Shadow of Fire di Tsukamoto. Poveri giapponesi che cercano di tirare avanti, ci sono i corpi sudati più belli dell'anno. Numero 9, il primo uomo misterioso, About Dry Grasses di Jaylan. Peccato che alla fine il mistero venga più o meno risolto, cosa che non succede invece in un film decisamente più bello di questo. Numero 8, la visione più divertente dell'anno, con il miglior attore dell'anno, che è Song Kang-ho, e la miglior attrice dell'anno, che è Yeon-bi, non so come l'ho pronunciata, che indossa una bellissima giacca di pelle, Cobweb! Che anche forse è l'unico film che parla di cinema. Numero 7. Crono, non mi ricordo chi, che uccide i suoi bambini. Che è Ferrari di Michael Mann. Le spalle più larghe, probabilmente il 2023, quelle di Adam Driver. Numero 6. C'è un tizio che potrebbe essere una spia russa o di non so quale altro paese, che canta come un dio e a un certo punto decide di mangiare solo zenzero. Di chi sto parlando? Dell'ultimo film di Aki Kaurismäki, Fallen Leaves. Quinto posto è il film di un pazzo, di un vecchiaccio che non sa più cosa fare, quindi decide di far rivedere agli americani, che come sapete bene voi, come sanno bene gli altri, non capiscono nulla, più e più volte la stessa scena. Chi è Martin Scorsese? Adesso si è anche un pochino è entrato a far parte anche lui della generazione TikTok, con Killers of the Flower Moon. Numero 4, è l'uomo più misterioso dell'anno. È un uomo che fa le cose e le fa perché non vuole, anche se nessuno lo piscia. E che cos'è che fa? Pulire la piscia dai cessi pubblici. Di chi stiamo parlando? Di Koji Yakusho, nell'ultimo film di Wim Wenders, che è bellissimo, Perfect Days. Tra l'altro è l'unico uomo al mondo che probabilmente sogna in dissolvente. Bellissimi i suoi sogni. Top 3, qui ho fatto veramente tanta fatica. Numero 3, forse l'unico film che parla dell'oggi, perché se il 2022 era l'anno della guerra in Ucraina, adesso un pochino fine primo tempo, vediamo se ritornerà nel 2024. Questo è l'anno delle intelligenze artificiali, della stupidità organica, come dice Alò, ma anche del reprimere le emozioni, reprimere tutto ciò che ci può portare a scelte sbagliate. La bestia di Bonello. Grandissimo George McKay, insieme a Song Kang-ho, probabilmente il miglior attore dell'anno. Grandissima anche Lea Seydoux. E qui ho fatto molta fatica. Numero 2, non so se concordate con me, questo secondo me è il finale simbolo di quest'anno, e segna anche forse un precedente nella filmografia di quest'autore, anche qui non so invece se sarete d'accordo con me, che è Il male non esiste di Ryusuke Hamaguchi. Ci pensa ancora, mi ha fatto piangere. Grandissima colonna sonora di Eiko Tsubashi, che è una santa. Premiatela, non so dove, ma premiatela. E siamo arrivati al primo posto. Io quest'anno ho fatto un ex aequo, quindi sarà 1.1 e 1.2. Non vogliatemene. Hai 30 secondi.
E ce la faccio, non ti preoccupare Ale, sono i film che più mi hanno fatto emozionare quest'anno. 1.1, morte di Rokazu Koreeda, i giovani che inculano i samurai giapponesi, ci voleva. 1.1, che è il film, forse è il film più bello che ho visto quest'anno, è un film di Singapore, è Breaking Guys di Anthony Chen, ed è l'unico film che mi ha ricordato e che forse ci ricorda la cosa più bella e la cosa più brutta forse delle nostre esistenze, ovvero che le vite sono vivibili grazie alle persone, ma che alla fine il mestiere del vivere va portato avanti da solo. Ciao a tutti, buon anno e grazie dell'invito. Oh, come al solito le top da di capo. Gli RTM sono veramente... Guarda veramente troppo a Alò, però è bravissimo. È splendido. Miglior declamatore di top di sempre. Bene, e allora passiamo la palla ad Ale Bazzoc. Per la, ah, la io ultimo davvero? Mazza! Sei ultimo davvero perché non ti ho ancora pescato ed è rimasto solo un pizzino. A meno che nel pizzino non già ci sia partito, Ale, ti mancano 10 secondi. Ti mancano 10 secondi, Ale, muoviti. No, vai, vai, no, vai, no, no. Ma io controllo il tempo, quindi mi posso fermare e andare avanti. Io controllo il tempo, è un superpotere. Esatto. Io controllo ma sei Crono o Saturno? Saturno. Sono tutte e due. Ah, sei tutte e due, è strano. Queste ottimo, ottimo. Inside joke che nessuno capirà perché li capiamo solo noi. Vabbè. Allora, Ale, quando vuoi puoi darti okay. Il via da solo. Ok, allora io sarò molto breve con la top 10. Sì, 10 secondi. Allora, posizione numero 10: A Fire di Christian Petzold. Posizione numero 9: Across the Spider-Verse. Posizione 8: May December. Settima posizione, Do Not Expect Too Much From The End Of The World. Posizione numero 6, Anatomy of a Fall. Non sto parlando di film perché li avete già citati tutti, quindi insomma io non ne parlo più di tanto. Posizione numero 5, Il ragazzo e l'airone, anche se vorrei rivederlo perché l'ho visto solo in giapponese a Tokyo, però grandissima esperienza vedere un film in Giappone. Posizione numero 4, Menu Plaisir, Fredrik Wiseman. Posizione numero 3, Evil Does Not Exist, Il Male Non Esiste, di Yamaguchi. Posizione numero 2, Killers of the Flower Moon. E in prima posizione, The Beast in the Jungle, che è l'unico che nessuno ha citato. L'ho visto tipo due giorni fa e sto un po' male da quando l'ho visto. E invece, per la flop, cito solo tre film che non mi sono piaciuti granché quest'anno e lo faccio solo per provocare un po'. Vabbè, uno è Bo ha paura, che vabbè, non è piaciuto a nessuno qua dentro, mi pare di capire. Un altro è John Wick 4, che io sono uno dei pochi a cui non è piaciuto, ma un po' ho rotto le balle. E l'ultimo è Dream Scenario, che è un po' un Nicolas Cage che tiene tutto il film, ma poi il film ha un tipo una seconda parte che è un po' una palla. Peccato, perché all'inizio era molto carino. Basta, io ho finito così. È vietato per legge mettere in flop Nicolas Cage. Vabbè. Grazie per Patrick Sheeha. Molto, tutto molto bello, perfetto. Bene, è stata una bellissima puntata. Credo che non manchi nessuno. Io no, direi non che manca nessuno, non vedo nessuno. Possiamo sentire l'anno prossimo. Quattro sigle contemporaneamente. Facciamo finire. Finisce più volte del Sol dell'Avvenire questa puntata. È incredibile. Esattamente. Ma va bene. Messa io di sigla, notare. Allora, sì, tutto molto interessante, Ciavo. Va bene, che ti devo dire? Ti ho pescato e quindi. Vabbè, quindi tocca a te. È solo l'ultimo. Sì, ma tra l'altro non è stato fatto apposta, incredibile come anche l'entropia di Odi, incredibile. Bene, allora, se vuoi dire la tua... Ah, abbiamo cambiato le regole adesso e per la top c'è tempo solo 3 secondi, vai! Bene, perfetto, mi dispiace, è finita? Beh, no, vabbè, dai, su. Ale, digli quando partire così... Vai, Fabri, vai. Eccoci, top e flop... Anno del 2023, iniziamo subito, flop, iniziamo subito con due menzioni, Saltburn di Emerald Fennell e Leave the World Behind di Sam Esmer, che sono due film che accomuno perché sono due film abbastanza simili secondo me, perché sono film che vogliono dire tante cose, ma alla fine non riescono a dire praticamente niente, in modo banale, mediocre, fighetto
poco interessante alla fine. Will Salburn pure un po' di cattivo gusto, brutto, finale veramente brutto. E Leave the World Behind inutile, ti sembra di aver perso tempo. Iniziamo subito con la flop vera. Quinto posto, Oppenheimer di Christopher Nolan, ovviamente è una provocazione dell'artista, diciamo, e quindi è un film che davvero desta il mio disinteresse in maniera abbastanza copiosa, e non me ne frega un cazzo, e scusate il francesismo, mi annoia, mi sembra un cinema vecchio che non ha più voglia di rischiare su se stesso, e basta. E quarto posto abbiamo Super Mario Bros. Movie, perché sono troppo vecchio per vedere cose del genere, è carino ma mi annoio, mi addormento. E terzo posto, Peluri, The Death is a Problem for the Living di Temu Niki, che abbiamo visto a Festival di Roma, io operatore Marco Grifò, a me il precedente suo mi era piaciuto, il ciecato che non voleva vedere Titanic, questo no, film di cattivo gusto, poco divertente come dovrebbe esserlo, e di cattivo gusto come dovrebbe essere, un po' scioccante ed è solo di cattivo gusto. Secondo posto, un po' di film italiani, Cattiva coscienza di Davide Minnella, I migliori giorni di Edoardo Bruno e Massimiliano Leo. E, abbiamo pure L'ordine del tempo di Liana Cavani, che però è un guilty pleasure, gli voglio un sacco bene, e Nuovo Olimpo, perché non c'è mai peggio alla fine, e invece c'è, perché al primo posto c'è ovviamente la grandissima Emma Dante con Misericordia, ovviamente. Allora, si parte con la top di un scusa, con la, nella top si parte con una menzione, che è il corto fantastico di Jean-Luc Godard, che io, un regista che non mi piace molto ma come persona, ma è un grande artista. Film annonce d'un film qui n'existera jamais, Troll de guerre, un cortometraggio 20 minuti, è pazzesco. Si inizia con la top, ventesimo posto, partiamo dalla top 20, ventesimo posto abbiamo Non credo in niente di Alessandro Marzullo, un film che ho amato molto, sono diventato un mio culto amico del regista, è un film autoprodotto italiano, indipendente, autoprodotto, autodistribuito, andatelo a cercare perché anche l'anno prossimo farà il suo tour. Secondovissimo, il Leone d'Oro di Venezia, Poor Things di Yorgos Lanthimos, il miglior film di Lanthimos dopo Kino Dontas, ovviamente un film praticamente perfetto, anche nelle sue imperfezioni. Diciottesimo, una delle messe in scena, una delle regie dell'anno, ed è Memory di Michel Franco, un film commovente, strappacore, lacrime, tutto. Strappa cinema, bello, no? E 17esimo, Blagas Lessons di Komandrev, che è un film fantastico, piaciuto un sacco anche a mio padre, così nel mio piccolo, che è impazzito, ha detto: sono i film più belli che abbiamo visto, ok? Di Komandrev, bellissimo, grazie anche ancora sempre all'operatore Marco Grifo. 16esimo, abbiamo L'auge dell'umano 3 di Edoardo Williams, bellissimo, si continua a sperimentare, war, tutto. 15, Menù Trigro di Frédéric Wiseman, Le Plaisir, Menù Le Plaisir de Trigro, 4 ore della sua ristorazione e tutto quanto, bellissimo. 14, Il capolavoro dell'anno di Aung San Suu, ed è In the Water, meraviglioso. 13esimo, l'epica antiepica che diventa ancora più epica, ancora più antiepica, nel caso fosse dire qualcosa, Killers of the Flower Moon di Martin Scorsese, fantastico. 12 e 11, due blockbuster che sono Mission Impossible The Red Reckoning e Spider-Verse, Across the Spider-Verse, che sono due film magnifici. In top 10, brevemente, c'è un ultimo minutino, abbiamo Coup de Chance di Woody Allen, sempre, ogni film che esce di Woody Allen rimane sempre un classico, istantaneo. Nono posto, diciamo, l'etica di come si guardano i film, della non visione e come non si guardano i film, cioè Cerrar los Ojos di Victor Erice, che è un film bellissimo. Ottavo posto abbiamo May December di Todd Haynes, fantastico. Settimo, A Fire, Rotten Himmel di Christian Petzold. Al sesto abbiamo Knock at the Cabin, mio padre spirituale, Night Shyamalan, che è un altro film meraviglioso. Top 5, molto brevemente, abbiamo Los Delinquentes di Rodrigo Moreno, Pampero, non Pampero, è sempre meraviglioso. Quarto posto, Il Dio in Terra, Wang Bing, Youth Spring, un altro documentario fondamentale. Terzo, Zone of Interest di Jonathan Glazer, che è un film wow, brividi. Nei primi due posti ci sono due film che ci dicono che le immagini non hanno più senso di esistere, finché ci siamo ancora noi, e noi non ci saremo più e le immagini ancora meno, che sono La Bette di Bertrand Bonello e Agro Drift di Harmony Korine. Grazie a tutti, un bacio. Bene, direi che visto che quest'anno non abbiamo la top delle top, non possiamo decretare il Salotto Award, e quindi Ciavoni rimane purtroppo campione in carica,
Io l'avrei fatto fare a Stisci. Io l'avrei fatto fare a Stisci. Se Stisci ha seguito la puntata e vuole dirci la sua top delle top, io sono favorevolissimo. Non c'è però non ha sentito le top. Io ce l'ho, io ce l'ho. Vabbè, delle top. Penalizziamoli. Cioè. Vabbè, ma guarda che anche Cosimo gli altri anni, cioè, non è mai stata una cosa molto. Va bene. Devono venire in puntata. Per ce l'hai, ce l'hai, ce l'hai la top delle top? Ce l'hai? Devo dire la top migliore, secondo me. Sì, devi dire la top migliore. Secondo me il dottor Denta vince quest'anno. Secondo me. È l'accacolo. No, 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 non è questa. Ovviamente, oh, ovviamente, simping. Ovviamente non avrei mai vinto se l'avesse detta Cosimo, quindi mi prendo questa vittoria. Ho percepito uno scambio di denaro io sotto banco. Quindi ripetiamo in realtà sono stato io che ho veicolato tutto, perché ho detto fateci i restisci, eccetera, eccetera. Stereotipi anti Colli l'ho scagato. Anche perché top 3 ha vinto e lo state censurando tutti, incredibile. Bellissimo, in ogni caso grazie Ciavoni per avermi consegnato la fascia, mi è arrivata giusto adesso, del Salotto Award 2023. Tutto e ci ha sputato sopra, mi sa, dopo gli ultimi minuti. Io l'avrei indossata né toccata comunque, perché viene da Ciavoni. Io vi dico soltanto che l'anno prossimo faccio una baratta libera e ve la mando registrata. No, così non me no, tesoro. No, quello che penso io di questa cosa. Bello, Dario, un attimo. Quindi il palmarès degli ultimi tre anni è stato Davide Colli. Allora, Davide Colli nel 21, nel 22 Ciavoni, nel 23 io, e attendiamo il 24. Va bene. Cioè, okay. Alla fine di quest'anno. Ma il 24 non ci sarà, perché questo era l'ultimo anno del Salotto Monogatari. L'ultima puntata, tra l'altro. L'ultima puntata. Puntata del Salotto Monogatari, esattamente. Ebbene, tutti. Ovviamente la programmazione proseguirà normalmente anche durante le ultime feste. Ci proviamo, molto difficile è stato questo periodo. Però buon anno a tutti, buon anno a tutti presenti ovviamente, un po' meno a Colli e Ciavoni, però comunque voglio bene anche a loro. E in ogni caso, niente, buon ascolto del Salotto nelle prossime ore, perché dopo questa dovete ascoltare direttamente la prossima puntata, che verrà pubblicata subito dopo questa, vero Ale? Sì, è vero. Bravissimo, veramente molto. Però verrà pubblicata solo se l'ascoltate, cioè potete... Esatto, cioè se non l'ascoltate non la pubblica. Vabbè, è un po' difficile questa cosa. Comunque in ogni caso, ciao a tutti, buon anno.